sì, si sente un peso per la sua famiglia. E allora deve abbandonare aspirazioni, deve abbandonare sogni, anche quello che ha studiato, e deve essere lì, sul mercato, pronto a farsi sfruttare da un call center, da un padroncino o da chissà quale aguzzino che concepisce la precarietà solo come un nuovo strumento d'arricchimento del peggior padronato che io abbia mai visto. Poi c'è tanta gente della mia età che è ancora disoccupato, e là è un dramma vero. Quando a 38, 40 anni non hai ancora trovato lavoro, ti allontani da te stesso, quello che perdi è il rispetto di te stesso, perché non hai più 17, 18 anni, 20 anni, e ne conosco tanti amici che in questo momento stanno soffrendo, e non ti puoi fare una famiglia, non puoi neanche concepirti come parte di qualcosa più grande di te, perché sei solo e disoccupato. E poi c'è gente di 40, 50 anni che viene licenziata, le vittime di quell'abbandono produttivo della nostra terra che ha fatto migliaia e migliaia di disoccupati nella nostra terra. E quindi un reddito cittadinanza che è civiltà e che permetta alla gente di affrontare in tutti e tre i casi il problema dell'occupazione senza doversi svendere, con una regione che controlli questo percorso. Dicono i soldi non ci sono, i soldi ci sono, basta tagliare gli sprechi, le clientele, e dire a questo governo che il patto di stabilità non può essere massacro sociale per dare una risposta come questa. E bisogna guardare alla nostra economia in tutti i campi, l'agricoltura che è diventata in Sicilia, è stata scientificamente distrutta, perché l'agricoltura era una fonte di economia libera, magari avevi il piccolo pezzo di terra conquistato dal nonno, dal papà che ha fatto le lotte agrarie. Noi abbiamo un'agricoltura devastata e vittima di una filiera commerciale assurda. Il prezzo cresce man mano che aumenta la distanza del produttore e il consumatore. Guardate, tutti i piccoli agricoltori si lamentano di questo. Ma è pensabile che uno che brucia arance venda a 15 centesimi per vedere poi il magazzino che lo rivende alla grande distribuzione a 1 euro e la grande distribuzione che rivende quel prodotto a 2 euro? Ma che tipo di attrattiva può essere un'attività che potrebbe invece coinvolgere anche i giovani, che abbiamo voglia di tornare in campagna e che non ne possiamo più delle città e dello smog? Perché non pensare, come succede nelle regioni, quelle rosse, dove succede in quelle rosse, che si formano cooperative, che affrontano tutte assieme il mercato, che permettono ai piccoli agricoltori di accedere direttamente al mercato. Qua non sono riusciti neanche a imporre alla grande distribuzione di vendere il prodotto siciliano. Ci vengono qua a vendere gli altri prodotti. Di che cosa stiamo parlando quando i braccianti sono i nuovi schiavi? A nessuno viene applicato il contratto collettivo, l'indennità di disoccupazione è un mercato dello Stato sociale, non è garanzia e diritto. Di cosa parliamo quando ancora permettiamo agli industriali che sono venuti qua a saccheggiare risorse, intelligenze, cultura, manodopera e scappare con la cassa, perché magari in Romania si può sfruttare il lavoro e i diritti dei lavoratori ancora meglio, e la regione ferma, silente. Una regione che ci ha fatto scappare 17 miliardi di euro di fondi europei. Di cosa stiamo? I fondi nostri, quelli che servivano a far crescere la nostra economia. Allora tu hai i fondi europei che non vengono spesi, i FAS che non possono essere spesi, hai un'economia di questa regione folle, l'80% è spesa sanitaria. E noi abbiamo la spesa sanitaria più alta d'Italia e la peggiore sanità d'Italia, perché regaliamo i soldi alle cliniche private, quelle che poi permettono a San Martino, no, di far telefonare da un suo scavo primario ai malati terminali di tumore, mettendo in campo una pratica della campagna tale che io non avevo mai visto, perché arriva addirittura ad essere disumana. E di tutto questo, della difesa dei nostri territori,